questo anche a me stupì molto, anche perché bisogna però dire che gli atti erano tantissimi, erano delle del pile così di carte e nessuno era invogliato a leggere, anche perché noiosissime, scritte dai magistrati che spesso scrivono con i piedi, quindi non era una bella lettura invogliante. Se non che quasi tutti gli inviati a Napoli alla sera, per non annoiarsi più di tanto, giocavano a carte, a poker, queste cose. Siccome io non amo il gioco, perché io i vizi li ho tutti, meno quello del gioco, tant'è che penso che quello del gioco non sia un vizio ma una malattia mentale, perché se fosse un vizio ce l'avrei. E quindi cosa facevo? Me ne andavo in albergo, accendevo un po' la televisione, noia mortale, e una sera decisi di sfogliare gli atti e lì ebbi l'assistenza di Sanculo, non so se è anche il vostro protettore, me lo auguro. E proprio l'occhio mi cade su una confessione di un tale che si chiamava Melluso, che diceva di aver venduto la droga a Tortora in una scatola di scarpe, e aveva consegnata questa scatola a Tortora in piazzale Loreto, piazzale Lotto, non ricordava bene perché poi effettivamente c'è un'assonanza, no? Lotto, Loreto. E poi lui ricordava che il giorno della consegna era stato il 5 maggio, e anche lì si può capire perché 5 maggio è una data che basta aver fatto le elementari per ricordarsi ai fu e con le balle. Però io, preso da scrupolo, ho telefonato al Corriere, dove c'era un archivista che era un mio buon amico, e gli chiesi di dare un'occhiata dove Melluso, questo Melluso noto criminale, si trovasse il 5 maggio di quell'anno. Lui dice: vabbè, adesso guardo. Un paio d'ore dopo mi telefona e mi dice: Melluso era detenuto al carcere di massima sicurezza di Campobasso. Lì mi si è aperto un orizzonte nuovo, cazzo, come si fa a non fare un controllo del genere? Di più, negli atti c'era anche la fotocopia di quelle agendine che un tempo, quando non c'erano i telefonini, avevamo tutti nel taschino della giacca, con i numeri eccetera, e era riprodotta negli atti l'agendina di un altro pentito che accusava Tortora, che si chiamava Pandico, e lì in effetti c'era Tortora e un numero di telefono. Allora io che cosa ho fatto al mattino? Non certo di notte, ma al mattino ho preso il telefono, quello dell'albergo, ho fatto il numero di questo Tortora, e anziché rispondermi Tortora mi risponde uno che parla: ma che cazzo vuoi? Ma chi sei? Ma mi scasso un cazzo! Era uno, non era Tortora, ma non avevano controllato. Ma vi rendete conto che assurdità? E da lì poi in poi ho pensato che lui fosse stato accusato ingiustamente, e la cosa venne fuori, ma dopo anni, fu una battaglia incredibile. È stato un caso clamoroso perché si chiamava Tortora, ma fosse stato Giuseppino Sangalli sarebbe ancora in galera. Questa è la cosa tragica della giustizia italiana.